Ma posso farti una domanda? Da Certo. che dipende l'intervento che ho fatto io adesso di vestibuloplastia in bocca? È una domanda interessante questa che fanno molti pazienti. La vestiboloplastica, in rumeno vestiboloplastia, è un intervento che ci permette di creare attorno agli impianti dentali una gengiva callosa. Perché gli impianti hanno, noi abbiamo due tipi di gengiva. Abbiamo di pelle, chiamiamola così, dentro alla bocca. E anche nel corpo abbiamo diversi tipi di pelle. No, la pelle che ho qua è diversa dalla pelle che ho qua, oppure dalle labbra. Se io qua mi graffio non sento nulla, non mi crea grossi problemi. Il labbro mi dà fastidio, è più delicato il labbro. Noi abbiamo in bocca o gengiva o mucosa. La mucosa in genere è tipo la pelle del coniglio, no? È staccata dai piani sottostanti. Tu gli tiri la pelle al gatto, al coniglio, no? Si stira la pelle. La Quella è mucosa, la mucosa. quella è la mucosa. Quando invece quella è aderente all'osso, si chiama gengiva. Per esempio il palato. Il palato è un tipo di pelle callosa attaccata all'osso. Per quale motivo il palato ha quel tipo di pelle? La guancia ha una pelle mobile. Perché la guancia è solamente una sacca di contenimento del cibo. Invece il palato, con le rughe che ha, è un'estensione dei denti. Serve a masticare proprio. Lo stesso, la pelle attorno ai denti è una pelle callosa, come il palato, che serve a masticare. Gli impianti, quando tu li metti nell'osso, poi escono dalla pelle in bocca. Se attorno c'hanno mucosa, quella mucosa muovendosi si stacca dall'impianto e va pian piano giù e l'osso pure e l'impianto viene fuori. Quindi io ho la mucosa. Allora, in questi casi conviene tagliare, sposti la mucosa e fai in modo che vicino all'impianto si crei la gengiva invece che la mucosa e quella protegge negli anni l'impianto. Sì, infatti me ne ha tolto un pezzo dal Dal palato palato. innestiamo vicino all'impianto, però spiegato semplice è nel vostro interesse per evitare che gli Quindi è impianti successo sul soffrano. lato In destro, la genere parte succede qua inferiore. sotto. Qua sotto abbiamo carenze perché la zona dove la gengiva è poca e quando perdi i denti l'osso fa così e la mucosa quindi va verso la lingua. Quando poi noi tagliamo, mettiamo gli impianti, è facile che qua si riforma la mucosa. La dobbiamo tagliare, portarla fuori e qua mettere questa. Ricondizioniamo i Ma mi può tessuti capitare ancora praticamente. allora? No, una volta che la innesti, no, no. Ah, In no, genere perché? capita dopo l'intervento. Dopo l'intervento, quando guarisce, può capitare che perdi la gengiva attorno agli impianti.